Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora stasera video degli ultimi, dei prodotti che ho finito negli ultimi 6 mesi forse. Ho avuto un attimo di difficoltà di recente a registrare questo tipo di video, però oggi mi sono puntata, ho detto no, lo devo fare, altrimenti questa busta che ho già intercambiato rischierei di dover prendere una busta ancora più grande. Io di solito metto il mio prodotti finito, una piccola busta di Kiko. L'ho dovuta spostare in questa ed è stracolma, quindi se aspettavo un altro mese probabilmente avrei dovuto prendere un borsone per la palestra. Ok, buttiamo le mani e iniziamo. Ho terminato l'acqua termale di Vichy. Come vi dico sempre, odio la confezione di quest'acqua termale perché il meccanismo si blocca quando più o meno l'acqua è arrivata qua, quindi io spreco un quarto dell'acqua che c'è nella confezione. Questa volta ho rotto il tappino e premendo con uno stuzzicadente qua, comunque con qualcosa di duro, sono riuscita a finirla tutta quanta e sono contentissima. Comunque di per sé l'acqua termale, qualsiasi acqua termale è ottima, io la uso come tonico, la uso come fissante trucco, rinfrescante, mi piace tantissimo. Mi sono dimenticata, sembra una minaccia. Giù nell'info box vi lascio la lista completa ovviamente dei prodotti che ho smaltito e che vi sto per presentare, più accanto a ogni prodotto che ho già recensito c'è il link completo che vi rimanda al video recensione anche con il minutaggio, così se volete sentire qualche altra chiacchiera su qualche prodotto che vi interessa basta selezionarlo e vi rimanda. Poi ho finito questo prodotto della Felce Azzurra Delicato, è un bagno dolce protezione, zero coloranti, parabeni, siliconi, senza profumi allergeni. Nickel Test, era da 50 più 200, 500 più 250 ml, quindi in totale 750 ml. Era molto. Aveva un profumo delicato, scorre ancora acqua. Sì, mi è piaciuto molto. Ho deciso, visto che io divido ovviamente il bagno con la mia famiglia, è inutile mostrarvi tutti doccia, schiuma, bagno, schiuma che finiamo, perché sarebbe come si dice, una falsità, non li finisco tutti io. Quindi in media ogni 2-3. Scusate il cellulare, ogni 2-3 prodotti uno lo prendo e ve lo mostro, quindi saranno abbastanza random questi tipi di prodotti. Poi ho finito della Splendor questo shampoo baby estratto di camomilla dolcemente delicato, capelli morbidi e vellutati da 750 ml. Lo trovai in offerta al supermercato. Visto che era Splendor e avevo usato anche il balsamo, quello famoso al cocco, non mi ricordo, mi era piaciuto, ho deciso di provarlo. Il profumo comunque era molto delicato, mi è piaciuto, poi è durato una vita, quindi conveniente, buono, perfetto. Avevo prelevato tipo 100 ml in una confezione travel che me la portavo in palestra se dovevo farmi lo shampoo fuori, tipo anche durante le ferie, quindi le vacanze, perché portarsi quasi 1 litro di prodotto tipo in palestra non era proprio il caso. Poi ho finito della Botanica, l'ho rotta, della Botanica Naturalmente, una crema mani protettiva, nutriente e vellutante con bioestratto di miele e oli naturali. Anche questo mi è piaciuto molto. Le creme della Botanica, ormai le sto imparando, mi piacciono abbastanza quasi tutte quante. Poi ho finito, potevamo buttare le mani, una crema idratante piedi con olio di jojoba, jojoba, non si sa, secchezza della Bottega Verde. Anche questo mi è piaciuto molto, era molto idratante, però non lasciava quella patina odiosa un po' scivolosa tipo per l'estate quando si indossa subito la scarpa aperta, non si rischiava di morire ammazzati. Poi ho finito un detergente viso della Omnia, detergente viso eco biologico, idratante equilibrante, viso occhi, compatibilità oculare testata, l'aloe vera, zero siliconi, zero parabeni, olio, oli minerali, glicole propilenico, che ancora non devo capire cos'è, con certificato ICEA. Anche questo mi è piaciuto tantissimo.
E mi piace il fatto che deterge benissimo anche cioè strucca anche benissimo. Per questo mi è piaciuto. Poi era molto delicato sulla pelle. Ho finito il latte dopo sole della Cliosan, rinfrescante, fresco, leggero, veloce assorbimento, dermatologicamente testato, 250 ml, è caduto, lo prendiamo dopo. Ovviamente ho continuato ad utilizzare come crema idratante autunnale invernale perché la dovevo smaltire e anche così mi è piaciuta come prodotto. Poi vedevo, vi mostro tutti più o meno le confezioni di salviette struccanti che ho finito in questo periodo. Allora, ho finito questa qua piccolina della Fresh and Clean 12 salviette 0 parabeni 0 alcol 0 oli minerali con efficacia anche sul trucco waterproof. L'avevo comprata per le vacanze e poi l'ho finita a casa. Ho finito due confezioni, sempre di salviette struccanti della seta blu con acqua micellare. Detergono, idratano e leniscono, tripla azione. Io le pago 1 euro l'una. E poi ho finito le mie salviette, queste le adoro. Sono sempre all'acqua micellare, sono della Dealo, con l'acqua micellare, come vi ho detto, struccano, detergono, idratano, prodotto italiano. Qui ci sono 40 pezzi e qua. Oddio, quanti pezzi siete? Pure qua 40 pezzi. La differenza l'uno dall'altro. Queste sono il mio top, sono sempre piene di prodotto fino all'ultima salvietta, veramente basta appoggiare, lasciare agire e tira via tutto il trucco. Con una sola salvietta fai tutto il viso, occhi, trucco viso, fai tutto, anche rossetti belli importanti e non fanno l'effetto panda, quindi trascinano veramente tutto il prodotto e sono, come vi ho detto, piene di prodotto dalla prima salvietta all'ultimo. Invece questa della seta blu, l'effetto struccante è meno potente rispetto a queste. Diciamo, se queste della Dealo sono 10 su 10, questo gli darei un 8 su 10 come potere struccante. Probabilmente sto morendo strozzata. Probabilmente la confezione non si chiude bene perché ho sempre trovo le se la tengo le tengo a pancia su, trovo le salviette alte sempre poco pregne di prodotto, quindi io le tengo perennemente a pancia in giù. Tipo 3 giorni a pancia in su, giù, poi la rigiro a pancia in su, di modo tale che il prodotto scivoli da una salvietta all'altra. Con queste qua non lo devo fare. Però alla fine struccano gli occhi con un po' più di insistenza, struccano il viso, struccano le labbra. Alla fin fine, quando non le trovo, posso optare per queste perché sono comunque efficaci. Non sono al 10, ma sono comunque su un 8. Poi ho fatto la cura per capelli e unghie della Arco Farm, si chiama Arco Capil, mi sono piaciute moltissimo. Ho finito una trousse. Questa trousse non ricordo neanche dove l'ho acquistata, era rimasto praticamente un color grigiastro qui che mi piaceva tantissimo, appoggiato come base colorata tipo l'attuale, metto un ombretto grigio e non riuscivo a buttarla. A essere sincera, mi faceva anche un pochino di allergia perché poi la palpebra era un po' arrossata, ma non riuscivo a dire basta, Elisa, questa cosa buttala. Finalmente finita, sono contenta. Però mi dispiace, quel grigio era il mio grigio top, la sfumatura di grigio perfetta. Mi aiutava a rendere l'ombretto di sopra, sia se era shimmer, sia se era opaco, un grigio perfetto che mi illuminava lo sguardo e non me lo ingrigiva. Non lo troverò mai più un grigio così. Però non lo fate, se i prodotti che avete da un po' vi irritano la pelle, buttateli, non fate le stronzate come le ho fatte io. Poi ho finito, questo mi dispiace tantissimo, della Benefit
Yves Rocher l'olio secco Almond Oil, stracolmo di glitterini, mi è durato tipo per 3 estati consecutive. Enfatizzava quello sputacchio di abbronzatura che io mi riesco a tenere su durante, ad avere durante l'estate e prolungava un po' l'effetto. E poi è idratantissimo, non c'era bisogno di mettere la crema prima, solo questo qua dopo la doccia, perfetti. Se mi cado a terra faccio un caos. Poi ho finito tanti prodotti di make up, visto che non faccio questo io da un bel po'. Un gloss di Essence, non so chi se lo ricorda, volume e gloss, Lip Maximizer. C'aveva anche un nome, ma che ormai non si legge più. Si è tutto cancellato. No, non lo riesco a intravedere. Non era arancione sulle labbra, però dava un bel effetto glossy, mi piaceva. Peccato che è finito. Poi ho finito un altro gloss, questo è di Yves Rocher, di una collezione natalizia di qualche inverno fa. Vediamo se c'è scritto qualche altra cosa. No, non ho neanche più la numerazione. Era un bel rosso ciliegia freddino con tantissimi glitterini sul dorato arancione. Pure questo mi è piaciuto tantissimo, l'ho usato e l'ho strausato. Non so quante volte l'ho messo nell'acqua calda per far scivolare tutto il prodotto. È rimasto un po' di prodotto qua, si vede, non è tutto questo perché comunque è scavato, ma non riesco più a recuperarlo, quindi devo cestinare. Peccato. Poi ho finito della Eucerin una crema contorno occhi antirughe al Q10 Active, pure questa mi è piaciuta tantissimo, cioè un bel profumo e forse era un po' un'illusione ottica, ma io comunque vedevo le mie zampine di gallina, le mie linee di espressione più attutite. Sicuramente era un'illusione. Questo cellulare oggi ha deciso proprio che vuole partecipare alla nostra discussione. Ho finito, se trovo il tappino è tanto di guadagnato, una matita di Pupa, la numero 109, matita occhi. Ormai il nome, bello che è andato, era quella con anche lo sfumino dietro. Mi è piaciuta tantissimo, resisteva diciamo 6 su 10 come resistenza all'interno dell'occhio, ma come sfumabilità era bellissima. E utilizzata come eyeliner, lasciata asciugare, non stampava, quindi perfetta. Ho finito della Catrice un top coat quick dry e high shine, quindi un asciugatore rapido e estrema brillantezza, che pure mi è piaciuto tantissimo proprio come top coat in sé. Poi ho finito della Essence la base trucco viso, l'All About Matte All Control Makeup Base Long Lasting Pure Refining. Sì, ok, comunque la base viso opacizzante che pure mi è piaciuta tanto. Verso la fine, che poi l'ho buttata, faceva i pallini quindi non riusciva più a settarsi bene sul viso, quindi l'ho cestinata. Se mi devi fare la base, la devi fare per bene. Una crema della Botanica naturalmente, pelle più tonica e compatta. Questa credo che sia troppo pesante per il mio viso perché mi ha lasciato diversi brufolini. Sì, è un pochino troppo pesante. Poi ho finito un ombretto nero da 2,8 grammi. Non c'è scritto manco più di che marca era. Ragazzi, si possono finire anche gli ombretti, cioè, con pazienza. E ho finito della Galénic la DD Cream, vinta con un piccolo concorsino di Lolla, vinsi anche la penna illuminante correttiva. Questa aveva un SPF 25, tutto in uno. Ho deciso di farmi una schifezza oggi. Vediamo se c'è scritto qualcosa in italiano. Perfezionatore di bellezza, tutto in uno. Protezione, copertura leggera, lunga tenuta, idratazione. Mi è piaciuta tantissimo. Sembrava troppo rosa all'inizio, ma poi si settava bene sul viso.
lascia un bel incarnato luminoso, bello, bel prodotto. Poi ho finito questa penna, sempre illuminante per correggere le occhiaie, per illuminare le occhiaie. Questa era di Bottega Verde, forse troppo rosa per il mio contorno occhi, però alla fin fine, visto che sono prodotti molto leggeri, non vanno a, diciamo, non contrastano troppo con i colori del viso, sono tanto illuminanti. Ho finito questo prodotto della Bionique, è il Defense Bilucent antimacchia concentrato uniformemente, pelle soggette a discromie, senza nickel tested, senza conservanti, profumi e glutine. Allora, quest'estate sono andata a farmi, ve l'ho già raccontato, la visita perinei e mi sono fatta controllare una macchia che era nata qua. La dottoressa ha detto che era una macchia di sole, io spaventatissima, no, non ne voglio, non ne voglio, poi sembro vecchia. Mi ha consigliato questo prodotto. Io le ho chiesto, dottoressa, ma devo aspettare l'autunno per iniziare questo programma? Perché ho fatto la visita tipo a giugno, prima dell'esposizione solare. No, 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 non ce n'è bisogno, basta che la mattina, prima di esporti al sole, anche solo per uscire sul balcone, ti lavi benissimo il viso. Va bene. Allora, tutta questa, diciamo, a giugno la mettevo un po' così sul viso come un siero notturno e poi concentrato su questa macchia. E la macchia si è attenuata. Poi a un certo punto ho continuato, visto che avevo preso un po' di colore e comunque sbianca questo tipo di prodotto, ho deciso di metterla solo sulla macchia concentrata, quindi poi mi è durato tantissimo perché sono 30 ml. Finita l'estate, persa la bronzatura, non so se si notano, sì che si notano, ho un sacco di macchie rosse da brufoli che mi sono rimasti sulla pelle. E quindi ho pensato, proviamo a vedere se con questo tipo di prodotto riesco a togliermele queste macchiette rosse. Ragazze, queste qua che vedete ora qua e qua sono un poco coperte e una ce l'ho qua, ne avevo altre 10 più o meno grandi, uguali e persistenti. Tipo qua ce n'era una di un brufolo, secondo me di 7 anni fa, era rimasta rossa, una macchia rossa. Ho deciso, la usavo come, diciamo, crema notte e poi concentrata sulle varie discromie che volevo eliminare. E su una decina di macchie che avevo, io ho notato su 7-8 di quelle che il rossore, quindi non si notano più, diciamo, ad occhio nudo, ma ve la devo far notare, funziona benissimo. Quindi probabilmente quest'autunno le prenderò un'altra confezione, che è stata perfetta. Poi ho finito uno smalto della H&M, praticamente il trasparente, il clear, che avevo da un po'. Poi ho finito della Yves Rocher un altro smalto, questo era il blu qualcosa di una collezione, molto carino, è stato, diciamo, il colore di quest'estate. L'ho iniziato a utilizzare forse lì poco prima della fine dell'inverno scorso, l'ho finito, l'ho consumato tipo a settembre, ottobre ho fatto l'ultima applicazione. E ultimo prodotto che ho finito è questa matita della Essence, è una matita color occhi colorata, è praticamente terminata, non c'è più lamina all'interno, non si legge neanche più che tipo di collezione fosse, si legge soltanto la numerazione, la 06 Green Day. Mi è piaciuta tantissimo, l'ho usata tantissimo, ovviamente l'ho finita. Ok, per questo video abbiamo concluso, i miei prodotti smaltiti negli ultimi 6 mesi, credo, finisce qua, vi ho fatto vedere tutto, spero che vi siano state utili le poche recensioni, poche parole che ho detto sui prodotti in questo video. Come sempre, giù nell'info box, già ve l'ho detto, vi lascio ovviamente i link alle recensioni un pochino più approfondite di alcuni di questi prodotti, non di tutti, perché non ho avuto il tempo di recensirli tutti, alcuni praticamente li avrò presi, comprati e messi subito in utilizzo, quindi non ve li ho neanche mostrati in dei video acquisti. Comunque, trovate tutto giù nell'info box. Io nel frattempo vi auguro una buona serata, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!